Buongiorno, a nome dell'Associazione Pro Poterra esprimo il vivo plauso per questa iniziativa, insieme all'apprezzamento per la vostra presenza, che è poi testimonianza dell'interesse della scuola di Volterra in senso generale. Ci sono varie pubblicazioni che prendono in esame la storia di Volterra nei vari secoli ed è interessante però approfondire anche la storia di Volterra negli ultimi secoli. Uno dei testi interessanti che può essere segnalato per la storia di una città millenaria dalle antiche leggende ad oggi è questo, il lungo cammino di Volterra di Lelio Lagorio, che fu presentato alcuni anni or sono a Volterra. Ci sono comunque varie pubblicazioni, noi come Pro Volterra abbiamo distribuito questo opuscolo, Volterra Garibaldina, narrazione stringata dei successi per l'Italia Una, testo di Giovanni Battistini, disegni di Carlo Lazzeri. Poi consegneremo a rappresentanti della scuola questa nostra pubblicazione. Quindi, come ha detto il sindaco, noi teniamo molto a queste ricorrenze e chi arriva a Volterra o chi ci vive è bene che ogni tanto si soffermi a leggere quello che c'è nelle lapidi a Volterra e quindi ai monumenti, in altre parti della città e le lapidi anche che ricordano alcuni passaggi del libro D'Annunzio di Forse che sì, Forse che no. Noi come Pro Volterra nel 2012 abbiamo preso delle iniziative per ricordare il centenario dell'uscita del volume D'Annunzio Volterra Forse che sì, Forse che no. E qui faccio una citazione personale, cioè mio babbo nel 1953, d'intesa con il comune di Volterra, ci furono queste lapidi in alcune parti della città. Una di queste che sopravvive è qui al Palazzo del Porcellino, accanto all'ingresso dell'ufficio della Pro Volterra. Si può leggere ancora, è una testimonianza di una frase riportata nel Forse che sì, Forse che no, e come anche altre significative frasi, fra cui quella che poi andremo a riprendere alla Porta di Docciola. Il D'Annunzio, tenete presente, ha fatto una pubblicazione, ma poi che forse che sì, forse che no, però è interessante quando voi passate vicino anche all'Albergo Nazionale, all'ingresso dell'Albergo Nazionale c'è la poesia del D'Annunzio, cioè della città del silenzio, e c'è anche una lapide PF Paolo Ferrini che ricorda una commemorazione del D'Annunzio che ebbe luogo a Volterra nel corso degli ultimi decenni. Quindi, concludendo, questi ricordi servono a tenere vivo il senso della conoscenza della storia, di una storia che deve essere di supporto per il futuro delle nostre generazioni. E grazie a voi che siete qui presenti.